Ciao a tutti runners e benvenuti in questo nuovo video. Oggi quinto episodio del Rosti Car, quindi la serie in cui ti insultiamo l'auto. Ovviamente disclaimer, come al solito è una serie ironica, non prenderla troppo sul personale, anche perché se ci stai mandando la macchina sai bene già che stiamo scherzando, giusto? Giustissimo. Quindi iniziamo subito perché qua io vedo una Swift. Ti do 10 punti. Dov'è il book per segnare 10 punti alla Swift? Altro episodio non avete segnato niente. Beh, sì, è vero, sì, ce l'ha segnato sì, tutto. E questo è il tuo territorio. Io vediamo, lascio parlare se ha, vediamo se ha tolto. La targhetta, Ah, l'ha lasciata. È un fedele ibrido. Quanti punti ha il fedele ibrido? 10 per carattere. No, c'è 0,2 sul finestrino posteriore. Hai perso tutti i punti possibili. È un po' una cosa. È quella tipa degli anime. Poi Gilimero flippato di turno. Eccolo. Anche solo il fiocchetto. Sta parlando Hormones. Ormone? L'uomo che vi risponde ai DM sulla pagina non sono io, perché non so io, sennò vi insulterei tutti. Sono letteralmente lui, robot. L'uomo che per avere pazienza solleva la ghisa tutti i giorni. Per non insultarmi. Quindi, mochi. Allora, da qua vedo solo la grafica e basta. Oh, l'HH è bello, ma cosa stai facendo? Forse è rimasta un matrimonio. Gli manca il fiocchetto e sì, è un po' un taxi giapponese. Un po' un taxi giapponese. Direi che con questo il tuo ditino magico. Andiamo avanti. Spostarci alla prossima foto. Sofì, Fofì. Ma che brutti ci è orribile. No, dai, la grafica sportiva non è male. A me non piace per niente questa roba con il montante di tre quarti. È un po' vecchio. Poi cos'è quella fascia catarinfrangente, l'ha messa un po' così, buttata lì? Sembrano quelle pellicole che compri su AliExpress. No, quando compri la macchina nuova ci sono le pellicole da staccare. Vero. È vero, cosa c'è scritto dietro? Fluffy. Sotto il logo cosa c'è scritto? Però c'è un bel estrattore. Bella. Sì, boh, l'estrattore sì. Con il bordino già. Oh, sto bordino sugli estrattori. Mi sa che è bianco, perché tu c'hai l'occhiale giallo. Il bordino sugli estrattori bianco è come il bordino sugli estrattori. Ma secondo voi è un Golf 7,5R vero? Secondo me è un Airline di Airline. Brutti. TDI. Sofì Fofì, tanto ci era meglio stop. Fofì Fofì, raccontacela giusto. Simone, una cosa di queste macchine che io ho provato sulla mia pelle. Simone Tripicchio. Una cosa di queste macchine che ho provato sulla mia pelle. Stava facendo un matrimonio probabilmente. Lui proprio solo facendo. Per i matrimoni. Parla. È che il telaio fa cagare perché non hanno il tetto. E quindi si contorce tutto in curva, sembra che stai perdendo la vita. Ha studiato il ragazzo? Questa l'ho perché ne ho provata una. Che si unisce a uno dei più brutti motori che io abbia mai sentito. Ma questo per te è bello che fa. È orribile. È bellissimo. Stanno arrivando gli alpini. Ma è bellissimo. Fa schifo a me. Sta macchina fa cagare per i cerchi che sono comunque. Cambiala. Ma poi io odio il 99% del capottabile. Cambia l'auto. Fa cagare. A me non piace. Zero punti. Ma poi che punti non stiamo dando punti? Non stiamo dando punti a nessuno. Quindi zero punti perché zero. C'è la capota apribile, non tiene in strada. E la capota non apribile? Sarà pure marcia. Allora preparala e dai tutti contro. Ciao. Ecco. The White Airline. Allora, onesto anche che nel nome non gratte, che Madonna che bella però. Bella, questa è bella. E molto clean, allora, molto clean, bella. L'unico appunto che io faccio tre porte. Si chiama Airline. E agli scarichi R, tutta la roba R. Il fitment è figo, ci sta. Boh, è clean. Però è un po' la classica stessa. Tre porte sarebbe stata carina. Ma la fanno tre porte la Golf? Minchia. Questo no, modello no. Adesso andiamo a cercare. Vediamo se ho ragione io. Vediamo chi ha ragione. Chi ha ragione vince la caramella. Airline ci sono 5 porte. Non quindi fai silenzio, che non è vero. Non sai niente di altro. Un minuto di silenzio. Segnalo. Segna Riccardo meno 1 Airline Paolo 1. Vabbè, ci siamo distratti a litigare tra di noi, cosa che non piace qua al nostro girotto. Il kit similar line, il fitment è bello. Trovo qualcuno che ti faccia fare le foto. È una bella macchina. Steve Rapper, anche lui beh, si sponsorizza. Lui è un rappatore, lui è molto sponsorizza. Forte. Lui ha fatto Arab GT, tutto quella gente lì quando andava a e non capisco se sia una Golf Variant o una Passat, perché conosco poco la differenza. Poi un po' troppo esoso comunque. Esoso, cazzo, è bellissimo. Sembra... Avevo valutato sembra... di fare il rap da lui, poi ho cambiato idea perché sei troppo lontano. Che bella, fitment atomico, un fitment atomico. È mafia, è bella. Mafia che cosa? Se non sbaglio, la macchina delle Barbie è una macchina presentata. Cioè, bella, però, ma state insultando me adesso? No, io dico. Per pubblicizzarsi. Per pubblicizzarsi una bella macchina. Tanto adesso è originale.
Gli ha messo anche il cerchio originale, se non ricordo. Beh, io giudico la foto. Magari io giudico la foto, non so come sia adesso. Ti dico, confronto a dei frappatori che abbiamo qua in zona, che hanno una macchina un po' così. Ah, bella, bellissima, a me piace un botto, te la insultano loro due. Io, no, loro, a me piace, loro, io a me piace. A me piace. Ah, oh, secondo me è troppo da... Beh, se sei donna, è una bella, bella macchina, dai. Però la prossima volta vieni al nostro evento che la vediamo. Bastardo. Ciao. Andrea Fiorelli 24, Ford Fiesta MK8.5. Sai questa quando la vedo? Quando? E questa la vedo sempre. Quando andiamo al Northern Growl, c'è parcheggiata fuori, sì, sempre sta Fiesta qua. L'ho vista, ho fatto la foto e... A me non piacciono già di base le Fiesta. Le 8:30 e ho una Fiesta. Le 8:30 sono orribili. Se come dice un collega. Però scusate, scusate. Most Wanted sulla fascia Marco parasole. Vabbè, sì, per questo migliore. Ti sei meritato la persona più ignorante sei con migliore. La macchina. Sei a me non sai cosa non piace. Il cerchio è scontato, la macchina è alta, ci sono i bordini oro sul lip che non ti piacciono. Posso dire che mi piace la macchina. Pensa al resto. Bitch! No, dai, abbastanza... Non mi piace sto lip davanti che gli fa sembrare che il muso è un po' alto così. È un po' sembra un quadrato. Cambiamo sopra questi. Marca MK8. Ho appena detto che non mi piacciono le Fiesta. Ed ecco un'altra Fiesta. Questa l'è cunciata da far però schifo. Però questa c'è la livrea. Questa è sportiva. Sì, ma sarà una ST Line. O la livrea non è neanche mala. È un po' buttata lì a casaccio. Ma... Falcon Speedant. Oddio! È un alettone quello. Oh shit! Oddio! Cristian Mormone era meglio che allora, il Zumassi. No, sposta. Mamma mia! Vi racconto una cosa divertente. Siamo alla Ushanda perché vedo un carrello della spesa. Se non sbaglio, lui smonta questo alettone quando deve andare ad uno, quando deve andare in giro. Poi ad uno monta la lettone. Ah, tipo quelli che c'erano in cartone. Ah, se mi faccio insultare al raduno, perché esatto, mi metto esatto su e aspetto che qualcuno viene a picchiarmi. Però cerchi non vuole sbagliare. No, ma che cambia? No, è una bella livrea, molto sportiva. Ma... Bella parla per te. Per me esatto è una scuderia mia. Una bella me. Anche una bella me. È un bel... È un bel accrocchio. Auto da raduno. Non mi dici del fastidio. Ho visto una macchina di Luis. Secondo me è di Luis. Probabile. Scusami. No. Scusami. No, no, del Sol. Del Sol. Del Sol. JDM. Ah, JDM Marofino. Ma no, dai, non c'ha nessuna grafica. È abbastanza clean questa. È comunque una JDM. Quindi è un JDM. Bisogna vedere lui come è cacciato. A me piace. Allora, la base di partenza della macchina è bella vista solo da davanti. Perché da dietro la macchina è orribile. La del Sol. Allora, mi sembra un po' la classica foto che fanno Dubai alle macchine abbandonate. Tipo così, no? E la mandano. E questo qua intanto è Courmayeur. Dubai, Courmayeur. È un attimo. Il cerchio sembra un po' troppo grande per la macchina. È una macchina comunque la macchina molto sembra piccola, gigante, in realtà è piccola. Secondo me chiama un cerchio piccolo, il cerchio è un po' grandino. Però lo stile vero, di base non è malaccio. Facciamo che vendi è la una macchina. Buona base, fai, è una buona vendi base. La macchina, comprano un'altra. Così, gratis. Andiamo. Va bene, vendila a lui. Io la compro. Oh! È la seconda macchina che ci manda. Perché abbiamo aperto il primo però episodio. Ah no, sia no, lui che la ragazza. La prima macchina del primo episodio, andatelo a rivedere, è la sua RX8. Ha voluto flexare l'R35. Dov'è l'R35? Ah, è rotto. Sai che mi sa? Era bagnata sotto. Era bagnata sotto. Ha rotto? Sì, ha spaccato. E dov'è l'RX8? Anche quella, era bagnata ma all'estero. 10.000 km da qua. Vabbè. Torneranno entrambe sicuramente. No, allora, sono belle da avere. Io non ho capito una cosa. Però. Comprate l'auto giapponesi e le spaccate. Un R35 non puoi prendere di quel colore. No, è vero. Cioè, capisco che è nato tutti i giorni. E di che colore la prenderesti te? L'arancione. Terrore. L'arancione. No, no, è il più... E poi, ragazzi, la uso. La uso. La uso. È daily. È la daily. È la c'è giro, una barca di chilometri. Un anno sì, no, giro in Europa. Diciamo che da questo punto di vista... Ci sta anche la rottura a questo punto. Dopo 8.000 chilometri. Potentissimi. Sutti Marco. Grandissimo. Ti stimo. Per qual motivo? Cosa? Non so, cosa? È un alfista. Ah, sei no uno di loro? Certo. Vai via. Io nasco dalle alfa. Ma scusa, ma la foto è da autoclassica? Sì. Sì. Freschissimo questo. Autoclassica, ma la foto da autoclassica. È una Giulietta stock. No, sembra il colore, cos'è? Diamo bassa, per l'altro. No, è bassa, sì. Sì. È una quadrifoglio? No.
Ma io non capisco ancora la gente che si compra. No, è una quadrifoglio. Non capisco comunque. Sì, di per sé anche io sono d'accordo con Ricky. Le Alfa nel 2023 è una macchina. Il problema della quadrifoglio è che è una macchina potente, bella, cazzo. Quello che vuoi, paghi super bollo pure. Perché mi sembra che abbia più di 245. So. Ah, sei dentro il limite. Allora. 275. 270, c'è, vero, vero. Ah, super bollo. Compro la GR. È la macchina più anonima che abbiano fatto mai Alfa Romeo. Bello il motore, è bellissimo. 1750, un bel motore. Però sta macchina non sa di niente. Sì. La guardi né di carne né di pesce, non sa né di me né di te. Sono molto simili tutte. Sì, sì, cioè, non è che c'erano quei kit in più. Schiacciate la terra. Schiacciate in una terra. No, fategli un bel body kit. Sì, ne sto andando. Sino Bar Fromentor. E qua partiamo con gli Underglow NCSP. Però LED sotto la poi sotto a un SUV. NCSP. Ma sai perché? Perché su, essendo più alto, fa più luce attorno. NCSP. Il Underglow non se ne parla. La macchina ti cade la monetina, devi cercare. C'è dei LED. Sì, c'ho anche la torcia del telefono. Non mi serve fare la scansione. Che ti sei dimenticato il telefono a casa. Poi, quello che a me fa arrabbiare di quelli che mettono i LED, non so se sia il suo caso, ma a me fa arrabbiare sta roba. Cioè, avete i LED sotto scocca come il presidente? Quello del il ragazzo che c'era nel video prima, Medo. Mai una volta che li tenesse accesi circolando. Ma perché si vergognano loro stessi di aver messo camuflato. Accendeteli sti LED. Due volte li ho però usati. Formentor come base di partenza. Sì, è un bel SUV. Mi dissocio. Schiaccio la terra. La fascia parasole Cupra NCSP come gli Underglow, Perché deve ricordare la gente che cavolo di macchina ha. Andiamo avanti perché no, NCSP. Qua proprio. È NCSP, come direbbe un noto collega. Davide Frigerio, Golf normale, GTD. Dai. Forse ha messo non è normale, ha i cerchi della Golf R, ma è una GTD. È già per c'ha la fascia parasole con scritto cosa? Levati? Cos'è che c'è scritto? Slow Hunters! Angeli me l'ho flippato con la macchina sbagliata. È quello arginato del gruppo. Perché... È quello che lo tengono da parte Italia. I raduni, probabilmente. Esatto. Per essere slow, sarà slow. A slow sarà slow di sicuro slow. Con un GTD. Vabbè. Boh, abbastanza vabbè. Normale, dobbiamo dai. Per forza commentarla. Sì, non sembra nulla di che. Davide Colognesi. Mazda MX-5 NBFL, nonché primo vincitore del limbo di autoclassica. Tramite truffa, perché si è caricato su. Ah, è lui. È Dadde. È Dadde. Grande Dadde. Che quest'anno è arrivato quarto, terzo, forse. Quarto, sì. Vuol dire che alla Ludovica devi sdraiarlo ancora di più. Non lo farà mai. Perché? Perché lui è un pistaiolo. Quindi, quando gli ho detto hai abbassato la macchina per non limbo, mi dire che sei andato al GSM a correre in pista, perché sennò non sei un pistaiolo. Era grandissimo, allora sei un vero pistaiolo. Perché se vai a correre in pista al GSM, sei un Gedimano flippato e basta. Parole dure. Ho detto, parole l'uomo dure. Davvero strano. No, il problema di fondo è che non abbassa la macchina. Perché sennò butta via i soldi che ha speso per fare gli angoli. Una cosa ho notato. I cerchi sono dei rota, quindi replica. No? La foto all'automaggio. Durante il limbo era così. Lui è sempre così, c'ha cioè, sempre quella faccia lì. Sembrava gli avessimo ucciso. Sì, è sempre così. Un bambino. Era concentrato. C'è nel reel che ride. Sì. Più stava concentrato, più la macchina era bassa, capito? È un effetto mentale. Vabbè, è una macchina da pista, ce l'ha mandata. Miata grigia, bella. Sì, Miata grigia con una. Anche da pista. C'è molto da dire. GDMR flippato. Grigia. È l'ultima. Era l'ultima. Dadde, hai chiuso il quinto episodio del Roasty Car. Ah, posso dirlo? Se si chiama Roasty Car questa serie, è merito suo che ha fatto la cartella invece di chiamarla Roasty or Car, l'ha chiamata Roasty Car. A noi ci ha fatto ridere, abbiamo detto, vabbè, facciamo così. Quindi, io vi ricordo per l'ultima volta di iscrivervi al canale, lasciarci un bel like per supportarci assieme a un bel commento che ci aiuta sempre a crescere nella community. Vi ricordo ovviamente di attivare la campanella. Per rimanere sempre aggiornato su tutte le nostre pubblicazioni. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Gerimare Filippali.